Devo solamente ringraziare la grande disponibilità che la città di Cassino, attraverso tutti i suoi rappresentanti che oggi sono stati qui e che comunque non è la prima volta, quindi c'è un grande atteggiamento di disponibilità ma di fattiva collaborazione, nel senso che a partire dall'impiantistica che l'università ci mette a disposizione delle risorse umane e strutturali e dietro di queste ci sono anche quelle finanziarie di alcuni servizi che vengono comunque dati durante la manifestazione, insomma la disponibilità di queste grandissime e importantissime risorse sicuramente porteranno ad un risultato importante, cioè quella finalità che la scuola si propone, cioè attraverso l'attività sportiva e nel caso appunto della corsa campestre che ci sarà tra 2 giorni, vorremmo che questa raggiungesse quell'obiettivo di partecipazione attiva all'interno di un quadro di valori di educazione, di formazione, di integrazione e di inclusione sociale, e questo diciamo è la finalità della scuola ma che dovrebbe essere a mio avviso di tutto lo sport. E la presenza di docenti come il professor Carmine Calce e degli altri docenti che accompagneranno i nostri ragazzi in quell'occasione, sicuramente si creeranno i presupposti affinché tutti e nessuno escluso possano raggiungere i migliori risultati possibili in questa e nello scenario che andremo a creare tra 2 giorni, in cui tutti e nessuno escluso, ripeto, potranno raggiungere i migliori risultati possibili sia a livello sportivo, educativo e formativo. Grazie veramente per tutto quello che la città di Cassino sta facendo per lo sport scolastico laziale. In particolare per il mio istituto è la diffusione della cultura dello sport, soprattutto tra i ragazzi che frequentano i corsi a curvatura sportiva. Loro diciamo, già sono impegnati su diverse discipline ed è bene che capiscano anche gli aspetti organizzativi che sono dietro all'organizzazione appunto di questi eventi così importanti. Penso che questa iniziativa, come tante altre che lanciamo insieme al CUS, sia un'iniziativa importantissima che rilancia ancora la curvatura sportiva dell'istituto ma anche la nostra università, e penso sia un evento estremamente importante per gli studenti e per la città di Cassino. Io devo ringraziare il CUS, Carmine Calce, per la passione con cui porta avanti questi eventi, per la passione diciamo, che mette nell'organizzazione di queste attività sportive, e nel territorio c'è una grande tradizione, l'abbiamo citata oggi, sia a livello locale sia a livello nazionale, quindi sono convinto che sarà un grande successo, sarà una grande manifestazione.